Salerno celebra la liberazione intitolando al 25 aprile una piazza. Dovrebbero essercene di più, ha dichiarato Luciana Castellina, politica, giornalista e scrittrice italiana intervenuta alla intitolazione sul lungomare di Salerno al 25 aprile. È una liberazione diversa perché per la prima volta ci troviamo con i fascisti che pensavamo sconfitti al governo, ha dichiarato la Castellina, presidente onoraria dell'ARCI. Un po' ma poche, e poi le dobbiamo utilizzare come momenti di riflessione. Dovremmo venirci e organizzare qua intorno, forse una volta alla settimana, delle discussioni con chi vuole venire, che vuole saperne di più e che non sa. Sarebbe bello, no? Qui poi il posto si presta, Sant'Indio, è così bello, davanti al mare con le panchine, di venire qui, chiamare i ragazzi e di dire: il primo lunedì del mese dalle 6 alle 8 stiamo lì a parlare di quello che voi non sapete e volete venire a sapere. Questo 25 aprile è diverso perché? Questo è diverso perché è la prima volta che ci troviamo dopo 78 anni che i fascisti, che pensavamo oramai sconfitti, sono invece andati al governo. È vero che si tratta, come dire, di un fascismo che non ha le forme del fascismo passato, sono stati eletti, non hanno fatto un golpe militare, ma questo è ancora più grave, perché se sono stati eletti vuol dire che c'è chi l'ha votato. E credo che quindi la nostra domanda è dire: come mai, perché, che è successo? Perché, ripeto, a me la russa, questi non mi importa niente, ma dei ragazzi che hanno votato sì, e penso che sia un problema fondamentale che li facciamo capire, che li coinvolgiamo nell'avventura necessaria che è quella di far sì che la Costituzione venga applicata fino in fondo, cosa che purtroppo non è, e la presenza di fascisti nel governo, un governo che si dice fascista, rischia addirittura di tornare indietro e di affossarne delle parti, come hanno cominciato a fare su delle, ancora per ora, quelli, gli studenti devono obbedire, non possono criticare, no? Ecco, tutte queste cose che sono venute fuori da questi ministri, e quindi su questo dobbiamo lavorare. Particolarmente sentito e commosso anche l'intervento del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, che nell'evidenziare l'intitolazione della piazza ha anche sottolineato quanto sia attuale il messaggio in un contesto mondiale ricco di conflitti e di atrocità. Abbiamo fatto in modo che questa piazza fosse inaugurata nella ricorrenza appunto del 25 aprile. La inauguriamo in un momento in cui il mondo è in grande disordine, ci sono dappertutto difficoltà e pericoli, in Sudan, in Israele, in Tunisia e naturalmente in Ucraina, che affligge le nostre menti e offende i nostri occhi giorno per giorno nella terribile invasione che stanno subendo. Anche questo, la nostra Costituzione è una Costituzione che rifiuta la guerra come strumento di composizione dei conflitti. Io credo che anche da questo punto di vista, nel rigoroso e indispensabile aiuto che si dà all'Ucraina, bisogna fare in modo che cominci a passare un ragionamento che parli un linguaggio di pace. Un linguaggio di pace con la concretezza e il realismo che naturalmente ci impongono i tempi, sapendo che in questo momento l'Ucraina va armata e sostenuta. Quindi tutti questi ragionamenti confluiscono in questa iniziativa, in questo giorno. Onoriamo la resistenza e tanti caduti che ci hanno reso liberi e facciamo in modo che non sia un rituale vuoto, ma un'azione di impegno civile che ciascuno di noi si assume. Sindaco, stamani è iniziata la pulizia delle spiagge? Sì, ora avremo una cadenza abbastanza serrata nella pulizia delle spiagge. Abbiamo atteso che tornassero condizioni meteorologiche accettabili, altrimenti noi puliamo la spiaggia e la mareggiata il giorno dopo ce la risporca. Ora credo che con la bella stagione, potremo iniziare appunto questa azione pressoché quotidiana di pulizia delle spiagge.